Buonasera amici e benvenuti qui allo Sferisterio di Imperia, dove gioca la formazione di casa della San Leonardo Imperia in casacca rossa in un incontro, scusate, molto importante per la formazione ligure, perché è a un passo dalla qualificazione ai playoff e deve però assolutamente vincere l'incontro contro la titolatissima Subalcuneo guidata dal grande Roberto Corino. Vediamo subito allora le formazioni in campo per gli ospiti in casacca bianca: Corino, Rigo, Alossa, Elcara. Quinto giocatore Raimondo, direttore tecnico Raimondo. Per la formazione invece della San Leonardo in casacca rossa: Orizio, Sciorella, Iberto, Massone, riserva Motosso, direttore tecnico Augusto Arrigo. Arbitra l'incontro il signor Ardenti di Cengio, giudice di battuta il signor Melogno. C'è un fallo richiesto ai danni di Iberto. Iniziamo allora con il 15-0 per la formazione della Subalcuneo. Terza battuta per Roberto Corino. Sciorella, sempre al salto dalla battuta Roberto, pallone in fallo laterale, troviamo la parità 15 pari. Intanto vi rammento che Massone, che ha disputato le ultime partite in modo super eccezionale ed è stato anche alla base delle vittorie che ha ottenuto la formazione della San Leonardo, sostituisce il pur sempre bravo Maurizio Papone. Batte corto ed è questo un 15 pesante, perché non passa il mezzo. 30-15 San Leonardo. Volo Sciorella, pallone in fallo laterale, colpisce la riga, Corino è sotto 15-40, andiamo al cambio di campo con una caccia ai 40 metri. Caccia, sui 40 il Cara, bello questo pallone. Deve andare indietro Corino dagli 80. Volo Orizio, mette il pallone in terra, ferma Rigo, accorcia la formazione della Subalcuneo. 30-40, vi voglio ancora rammentarvi una cosa molto importante: questa è una partita che veramente sarà una battaglia, perché la San Leonardo ha la grande occasione di vincere questa partita e portarsi a un passo dai playoff. Mettiamo una caccia, non la mettiamo più perché il pallone rasenta la rete, ma va in fallo laterale dal 40-15 per la San Leonardo al 40 pari. Come vi dicevo, iniziamo subito con un 40 pari all'ossa contro il muro. Massone! Prende la sterlina d'oro e va a mettere una caccia sugli 80 metri. Corino muro. E Massone, doppio colpo, prima una caccia agli 80 metri e poi un intra spettacolare. Giuliano Massone, uno dei più forti terzini negli anni 90, è stato campione italiano con, mi pare, Dodo Rosso. Caccia sui piedi per la San Leonardo, Sciorella, Corino ancora dei 12. Mette in terra Ivan Orizio, porta a casa il primo gioco dell'incontro sul 40 pari. Il primo gioco va alla San Leonardo 1-0.
Bella la giocata di Massone al largo. Bella questa giocata e grazie a Massone la prima caccia la mettiamo sui 25 metri. Vi do i dati che riguardano le formazioni. Corino ha giocato 396 partite, ne ha vinte 257, ne ha perse 139. Orizio, giocate 140 in Serie A, perse, ne ha vinte 48, ne ha perse 92, scontri diretti 12, sono stati solamente 12, 10-2 per Corino. Vi do il dato che riguarda Sciorella. Sciorella record di presenze in A, giocate 532 partite in Serie A, ne ha vinte 353, ne ha perse 179, è da annoverare fra uno dei più grandi di tutti i tempi. Volo Massone, ancora verso la rete, Corino. Corino si accontenta di piazzare il pallone, lo piazza per una caccia a metà campo, la numero 3. Volo Sciorella, che pallone al largo, scende sui 10, Corino. Due giocate da campioni, giocata da grande per Roberto Corino, interviene ancora con un pallone raso terra, Sciorella che mette la caccia. Vediamo un po' questa, anche questa, la numero 4, sui 25 metri, cambio di campo. Batte a muro, Rigo alza il pallone ma va in fallo laterale, 15-0 San Leonardo. Caccia al mezzo, Corino, pallone in fallo laterale, 30-0 San Leonardo. Buona questa battuta al largo, Rigo. E terza risposta in fallo laterale, tre ricacci consecutivi della Subalcuneo che vanno in fallo laterale, 40-0 per la San Leonardo e adesso la caccia numero 4 sui 25. Pallone che si avvita verso la rete, lo toglie dal muro Orizio. Mette pallone in terra e vince il gioco a 0, 2-0, 2-0 per la San Leonardo, partenza razzo della squadra di Ivan Orizio. Inizia il terzo gioco e Alossa, Massone ha stoppato bene il pallone ma lo ha messo in bocca a Rigo e non si è lasciato dire due volte colpisci, perché Rigo lo ha portato direttamente in intra, 15-0 Cuneo. Batte corto Rigo contro la rete, al salto dei 15 Orizio, lo piazza in diagonale, raso terra, Ardenti va a segnare la caccia ai 75 metri. Pallone corto a Lossa, Sciorella lo mette in diagonale, la caccia numero 2, allora la mettiamo al mezzo, pubblico, vediamo circa un centinaio di persone, anche se c'è da dire onestamente che oggi sul secolo XIX nella pagina dello sport di Imperia nessun articolo riportava di questa partita e questo naturalmente non fa bene alla pallapugno. Volo Sciorella, pallone in fallo laterale, no, sta dentro. Eiberto a chiudere, pallone corto di Corino, Eiberto di Mancino, come suo solito non si lascia mai scappare un pallone, tum, butta a terra, prende il 15, vantaggio 30-15 rosso. Prima caccia da conquistare ai 40 e piazza un pallone, cari amici, Roberto ha pennellato un pallone in diagonale e niente da fare, nessuno poteva intervenire, si è messo la caccia in tasca e chiuso. Alza Corino, Orizio,
Cari amici, sì che la caccia era sui piedi del 75, ma di fronte a un ricaccio così potente, raso terra, niente da fare, torniamo 40 pari. Caccia proibitiva e prova a sparare. Niente. Lo ha piazzato il giusto, il tanto che basta per fare in modo che lo spigolo a terra del muro inganni nel suo rimbalzo e allora vantaggio subalcuneo 40-30. Questa è una battuta a muro e difatti 1 più 1 fa veramente 2, non si può andare contro la matematica, due cacce importanti sui piedi della subalcuneo che vengono sfruttati alla grande e andiamo sul punteggio di 2-1 per la San Leonardo. Corino? Libero! Corino ha messo un pallone che valeva tutto il biglietto di questa sera. Praticamente dai 70 lo ha portato sui 2 metri. Per fortuna Sciorella lo ha solamente appoggiato in terra, perché se cerca di ricacciarlo sono rovinati perché gli vengono addosso gli avanti della subalcuneo. Torniamo sul 40 pari e andiamo ad una caccia. La caccia del gioco. Sciorella. Salto Corino. Qui ha una volée, Corino ti mette al muro. Cicca il pallone, Orizio perde il gioco. Gioco alla subalcuneo, 4 giochi finora e cari amici siamo sul 2 pari con 3 giochi finiti ai 40 pari. Time out chiesto dalla formazione di casa che è sotto per 3-6, niente da fare, un grande Corino. C'è stata all'inizio della partita una grande squadra nella San Leonardo, un grande Massone, Sciorella, Iberto, Orizio, sono andati sul 2-0, poi c'è stata la rimonta da parte della formazione piemontese che a piccoli colpi si è ritrovata ed è passati in vantaggio sul 4-3, non c'è più stato niente da fare, si è andati sul 6-3. Massone volo, niente da fare, il 15 a Cuneo, 15 piemontese, 40-15 per Corino & Company, siamo a un passo dal 7-3, un punteggio che taglierebbe sicuramente psicologicamente le gambe alla formazione ligure e allora nel secondo tempo forse non ci sarà più nulla da fare, ma questo sport ci ha abituato a diverse soluzioni anche molte impreviste. Grande Sciorella, mettiamo una caccia. Iberto stoppa il pallone di Rigo, caccia al mezzo, cambio di campo, ma non lo so, una caccia al mezzo su questo terreno è sempre nella posizione di essere conquistata dalla formazione al ricaccio. Volo Sciorella, che pallone cari amici, mettiamo la caccia sui 20 metri, il 15 da aggiudicare, è un 15 che vale il match ball, piazza Orizio il pallone, annulla il primo match ball per la formazione della subalcune, andiamo all'ennesimo 40 pari, ne abbiamo avuti praticamente 5 nel primo tempo.